la bruttezza e l'inutilità dell'ultimo libro di Fabio Volo, che si intitola A cosa servono i desideri, edito vergognosamente da Mondadori. Ora, io non avrei mai stroncato un libro di Fabio Volo se Fabio Volo i libri li avesse fatti, questo libro l'avesse fatto come ha fatto gli altri, cioè scrivendoli. Il problema è che questo libro, che da qui in poi chiamerò Libroide, non è scritto. Cioè le pagine interne non sono scritte, ma sono compilate in forma di taccuino con delle domande e delle frasi, con dei puntini, e praticamente Fabio Volo e Mondadori hanno pubblicato un libro che sperano che siano i lettori a scrivere, a finire, e le frasi che ci sono all'interno sono di questo tipo. Quando, da adolescente, sono stato un mito per i miei amici? L'invito è al lettore, appunto, a farsi questa domanda e a darsi una risposta marzullianamente. L'ultima domanda è: cosa non capisce la gente di me? Fabio, non capiamo perché scrivi cose del genere e perché le pubblichi. I soldi non sono una giustificazione sufficiente. Gli alberi si vendicheranno. Non passare nei boschi, perché non sai come può reagire la natura a uno spreco di cellulosa di questo tipo.